Se ho capito che la mia vita non sarebbe più stata come prima e mi continuavo a chiedere perché fosse successo a me. Ho pianto molto, però poi ho capito che dovevo smettere di farmi questa domanda, soprattutto grazie a Quincy. Diabete di tipo 1 da cui è affetta Chiara è una malattia autoimmune in cui le cellule del suo sistema immunitario, detto in modo molto semplice, hanno ucciso, diciamo, distrutto le cellule del pancreas che sono deputate alla produzione di insulina e senza insulina non si può vivere. Come prima cosa un glucometro, una puntura salvavita, che è quella che si usa in caso io vada che io svenga perché sono in ipoglicemia grave, delle penne di insulina con i loro appositi aghi, oppure nel mio caso io ho un microinfusore, che è uno strumento che ho attaccato al braccio, alla pancia o alle gambe, che mi inietta lui il farmaco direttamente. Adesso che ho il sensore mi buco molto meno. Faccio all'incirca 6 prove al giorno, mentre prima, quando non avevo sensore, arrivavo anche alle 10-15 volte. Tutte le volte che mangio, devo fare l'insulina. Cosa rischia di morire? Al di là di tutte le complicazioni a ogni possibile e immaginabile, cuore, sistema nervoso, a tutte svariate complicanze. Se è ben compensato, il problema grosso sono le crisi ipoglicemiche, per cui lì rischia di morire. Quando la notte ovviamente dormiamo, dorme Chiara, dormiamo noi, non ci si accorge di queste crisi e quando la glicemia scende troppo si rischia poi di perdere la vita. No, non riuscivo a pronunciarlo perché mi faceva sentire diversa. Come genitore, uno non vorrebbe mai che il proprio figlio si ammalasse di qualunque malattia, a maggior ragione di una malattia cronica, di una malattia che sai che è talmente pericolosa, per cui dipendi da un farmaco giornalmente per qualunque cosa se vuoi vivere e dall'altra parte rischi di morire per una crisi ipoglicemica. E quindi insieme abbiamo cercato di conoscere, imparare a conoscere il diabete, che non è un compagno di strada facile, a volte è silenzioso, a volte fa quello che vuole, a volte puoi provare a capire ma non sai come fare ad intervenire e andare avanti. Abbiamo, da genitore significa cercare un equilibrio in un disequilibrio, che è dato dalla nostra preoccupazione, ma è giusto, è diritto che lei, insomma, viva la sua vita, bisogna trovare gli strumenti giusti per lasciargliela vivere senza lasciarsi schiacciare dalla malattia. Cioè lui mi aiuta e non fa domande e sentendo anche la crisi prima di me sembra che la viva proprio anche lui e è diciamo diventato uno dei miei migliori amici con cui riesco a condividere la mia malattia. Quindi, quando avviene una crisi, che sia di ipoglicemia, che quindi è quella più grave, per cui Chiara ha sempre con sé anche una puntura salvavita, o di iperglicemia, va da Chiara e inizia a leccarle il viso e chiamarla un po' con la zampa. Se da Chiara ha una risposta positiva, quindi si calma. Nella misura in cui Chiara non dà segnali o di notte non si sveglia, lui viene a cercarci, viene a cercare me o mio marito o il fratello, ci prende la mano in bocca e ci accompagna da Chiara. Siamo un po' più sereni e un po' più tranquilli. Perché da quando almeno noi siamo diventati genitori di una bambina affetta da diabete, non dormi più la notte. Quindi il fatto che lui provi a svegliare Chiara e poi dopo venga a svegliare noi se da lei non ha risposta, ci dà una sicurezza in più, per dire va bene, abbiamo l'allarme del sensore, abbiamo Quincy, ce la possiamo fare.
ce ne aveva parlato contemporaneamente una mia amica e un collega e amico, anche lui di famiglia, di mio marito, che aveva proprio anche, diciamo così, assistito a una presentazione dell'associazione di progetto Serena Onlus, e quindi si trattava proprio di provare, di prendere un cane e di iniziare questo percorso che coinvolgeva tutta la famiglia, ma per primo lei, perché era per lei che comunque Quincy avrebbe fondamentalmente donato alla fine della sua vita. Il primo step è che il cane inizi ovviamente nell'ambiente di casa. Chiara, durante quando aveva un valore di glicemia tra i 70 e gli 80, ha masticato una garza sterile, normalissima, e da lì abbiamo insegnato a Quincy, con degli esercizi proprio come gioco, a riconoscere prima il boccettino in cui la garza era inserita e l'odore di questa garza, che era imbevita quindi della saliva di Chiara in range di inizio di ipoglicemia, sì, e ogni volta che ovviamente Quincy lo trovava veniva premiato. E man mano lui ha sviluppato questa sua attitudine a segnalare che e a un certo punto lui ha da solo fatto il passaggio, sentendo l'odore in casa, che era Chiara. Fondamentali gli istruttori di progetto Serena, e loro ci sono sempre stati, qualunque ora del giorno e della notte. Oltre all'aiuto psicologico che comunque un cane dà, e anche all'aiuto proprio tra virgolette fisico, nel senso che un cane bisogna prendersene cura vuol dire camminare, vuol dire passeggiare, vuol dire giocare con lui, vuol dire movimento, e per un diabetico il movimento è fondamentale, quindi non è un sostituto della tecnologia. Diciamo che è una triade tra il glucometro, il sensore, addirittura mettiamoci anche il microinfusore, Quincy, che aiutano lei e tutti i familiari vicini a cercare di vivere una vita nuova, non una vita diversa. Direi innanzitutto di non scoraggiarsi, di capire che di non prendere assolutamente sotto gamba questa cosa, ma diciamo prenderla a braccetto, di andarci insieme, e che non impedisce di far niente, ma anzi io sono, credo, molto maturata grazie al diabete. Direi che non è facile sicuramente, ma che bisogna credere davvero in una vita nuova e aiutarli a costruirsi questa vita nuova, e non una vita diversa dove il diabete la fa da padrone, perché è giusto che loro abbiano e coltivino i loro sogni, e si può e si deve vivere la vita che loro comunque desiderano. E con l'esperienza di Quincy, quello che mi sento di dire è che lui per noi ha fatto la differenza. Quando pensavo a un futuro, diciamo che ero molto preoccupata, perché avevo paura appunto di star male, di non aver nessuno, di essere da sola, e con Quincy invece sento di poter fare praticamente tutto, di poter fare il viaggio il più lontano possibile, di andare via da sola, fare tutto.